Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come vedete oggi siamo qua con l'account a zero coppe. Per tutti quelli che mi seguono lo sapete, quando ci sono le challenge arriva sempre il momento dell'account a zero coppe, perché è ormai una caratteristica. C'ho questo account, per chi non l'avesse mai visto su YouTube, in cui sono andato avanti queste 210 vittorie in 3v3 e le 9 in duo, tutte solo di challenge. Come vedete sono riuscito anche a maxare un po' di brawler, perché è tanto che ce l'ho, più di un anno, e adesso ovviamente siamo qua per la sfida di Halloween. Come vedete sono con Andrea e Levitz, due miei amici, e uno col secondario e uno col principale, e ora si parte. Visto che non è una sfida nemmeno tanto lunga, sono tre partite per mod, sono tre mod, perciò insomma, dovremmo metterci anche relativamente poco, e vediamo. Subito la prima siamo andati con Mortis, Brock e Bombardino. Vediamo un po' quanto forti saranno gli avversari. Sembrano insomma abbastanza... Ok. Di solito in queste challenge qua, almeno i primi turni, sono abbastanza semplici. Eh sì, ragazzi, qua sono veramente, veramente facili. Vabbè. Attenzione all'Edgar. Vabbè, mi ha fatto trade, però queste prime partite dovrebbero... Anzi, penso forse tutta la challenge, ora vedremo. Se volete prendere spunto e non avete ancora fatto la challenge, anche se penso che l'abbiate già fatta tutti, ma... Le comp che mettiamo dovrebbero essere abbastanza buone. Per essere sicuri di vincere. Su questo account mi interessa particolarmente vincere, con il fatto che ogni moneta, punto stellare... Qualsiasi cosa qua è utile, perché è free to play questo account e ovviamente posso giocare solo nelle challenge per non far coppe. Non mi sono mai messo nemmeno a fare le mappe community, che magari quello potrei farlo facendomi invitare, e ho deciso proprio di lasciarlo per le challenge. Ok, piccolo taglio, e ragazzi, come avete visto, probabilmente avrete visto il taglio da inizio del lag a fine lag, che è più o meno a fine partita. E il server, non so cosa sia successo, speriamo nella prossima partita vada meglio, perché ok che abbiamo vinto, ma praticamente un minuto non l'abbiamo nemmeno giocata. Vediamo un po' la prossima. Allora, qua abbiamo una comp molto molto favorevole al nostro Mortis. Abbiamo Dynamite, Byron e Piper, insomma dovremmo essere abbastanza avvantaggiati. Poi comunque le skill anche dei nostri avversari non dovrebbero essere proprio così elevate, anche se in questo momento pure le mie non sono proprio al top. Come vedete per ora matchup molto tranquillo. Attenzione, il nostro Mortis che tenta la tripla e la fa. No, ne hanno presa una di poco. Ah, giustamente, ho anche i gadget. E comunque gameplay di spessore. Poi ho preso subito un missile terraria. Ok, mettiamo la ulti e si va. Qua abbiamo un matchup veramente buono. Poverini loro. Ok, manca 30 secondi. Dai, ultimi 10 secondi, ci siamo. Partita ben dominata. 42 a 21, dai. Questo secondo match va liscio come l'olio e ci apprestiamo ad andare al terzo. Veloci come... non so, lepri. Ho sbloccato anche una soglia nel mentre, che andando avanti di challenge e basta, come vedete il pass purtroppo ne faccio veramente poco, e... però giustamente queste challenge ne approfittiamo,
per farmare un po' di pass. Terzo e ultimo match, eccoci. Allora, Dynamite, Surge e Piper, vabbè. Dobbiamo vedere anche se sono in grado di giocare. Surge potrebbe dare qualche fastidio. Ok. Tentiamo subito di schiacciarli. Bel Dynamic, mi sa che si è già mezzo arreso. Anzi, senza il mi sa. Vabbè, anche questo match dovrebbe andare a favore nostro. Vai, ci siamo, gli ultimi 15 secondi, vabbè, come avete visto abbiamo un vantaggio bello sostanzioso e si vola. Prima mod andata, ricercati, passata con tutte vittorie. Insomma, direi che era anche difficile perdere. Ora, se non sbaglio, dovremmo averci gem. Eccola qua, rifugio remoto. Come compo, lo vedrete cosa abbiamo scelto. L'idea era di mettere un'altra compa, ma poi ci siamo resi conto che giustamente su questo account non è che abbia chissà cosa. Ah, hanno cambiato anche l'ambientazione. Non me ne ero nemmeno accorto. Ora è a tema Brollywood. Ok, attenzione al Leon, che è invisibile. Insomma, invisibile. No, sì, sì. Allora, come vedete ora mortaio in campo, ulti di Sandy e via. Diciamo almeno questi un pelo più impegnativi di quelli su ricercati, ma insomma challenge al momento più che fattibile. Addirittura guardate come sono coordinati anche i miei compagni di squadra. Sembriamo quasi invocare su Discord. Quasi. Che poi è vero, ma non stanno parlando, giustamente. Vai. Prima andata, questa probabilmente la vedrete intera. Ecco. Facciamoci anche riconoscere. Oh, attenzione! L'attacco del Leon ci ha provato all'ultimo secondo. Ok, primo match è andato. Come vedete, insomma, challenge più che fattibile. Basta che mettete comp, insomma, che hanno un minimo di senso. Poi direi che a fine challenge, oltre a vedere il pin, ci possiamo spacchettare anche qualcosina. Ci abbiamo una soglia del pass, e poi vediamo cosa riusciamo a combinare. Ok, erano tutti là in mid. Primo colpo, ho caricato il mortaio per lui. Attenzione qua, Nita. Mi ha preso in controtempo. Questo eyebrow che ci lascia due gemme in base. Vabbè, questi per esempio già comp un po' più randomica, non hanno mid, c'è questo Dynamite che è molto particolare. In difficoltà. Che qua si va diretti. Non c'è più 10 gemme. Questi non sanno nemmeno su che gioco stanno giocando. Guarda che roba. Ok, 10 gemme prese, ci abbiamo il countdown e si vola verso la sesta. La sesta partita, il sesto match. Ok, 3-2-1 e via. Ok, eccoci. Ora si va all'ultima partita di gem. Veloci,
Come non mai. C'abbiamo anche un po' di monetine. Allora, ultimo match di Gem. Comp già onesta, non hanno un mid anche loro, ma hanno comunque dei brawler pericolosi. Anche solo Sandy e Tara, che qua comunque sono molto buoni. Ecco, magari loro, come avete visto, già si sono divisi. Almeno questa dovremmo giocarla. Almeno diciamo che magari vedrete una partita intera. E mentre i miei compagni che a tradimento mi cambiano le comp, fanno tutto in autonomia. Abbiamo la Ems lì a destra, che se ne va. Oltretutto carina la nuova grafica che hanno messo, che ora si può vedere anche se hanno i gadget o no. Ovviamente qua nelle challenge, vabbè, nemmeno a dirlo, il gioco proprio ti maxa. Qualsiasi brawler tu metta, che tu abbia la star power o il gadget, il gioco te lo mette. Ma questo penso che ormai lo sappiate un po' tutti. Ok, ultima gem. Che sembrava peggio, erano partiti molto bene, tutti schierati nel modo giusto. E poi vabbè, giustamente. Oh. Ok, ci salviamo con il danno splash di Penny, addirittura il comeback da aggrabbato ad avergli fatto la doppia. Piccolo rischio, ci sta. Allora, finito. Ah, oltretutto, non so se avete notato, per i più attenti, a forza di far challenge sto accumulando i raddoppi gettoni, ma non riesco ad utilizzarli perché ovviamente le partite che posso fare sono poche e ho 4500 raddoppi gettoni. Ah, triplo tank, attenzione, questa è una partita comunque da giocare. Vediamo. Ok, eccoli là. Ah, il Frank mi ha preso, molto bravo. Ok, primo gol andato. Non molto attenti. Eccolo il Frank. Punta. Ecco, qua mi hanno letteralmente devastato. Vediamo un po'. La difesa di Lebit. Che difende, difende. Non so se riusciamo a buttar giù il primo. Sì. Ok, resisto con i gadget, non si sa come. Qua ne approfittiamo. Ci carichiamo un po'. Oh, pure in tempo. Però. Vabbè, il primo voleva fare l'azione solitaria. Qua dovremmo andare al secondo gol. E infatti. Vai. Jackie, ragazzi, da quando gli hanno messo che può ultare e muoversi nello stesso momento, è diventata qualcosa di devastante. Comunque, cassa enorme su un account con 20 brawler e non abbiamo trovato niente. Non male. Non male la nostra fortuna, insomma. È tanta, si vede. Ah, qua abbiamo la Shelly con il doppio tank. Però le comp non sarebbero nemmeno malvagie. Attenzione al Bull, che punta proprio dritto per dritto. E diciamo che questo qua con Shelly si può divertire. Ma dall'altra parte nessuno controlla. E a noi ci piace. Ok, qua abbiamo anche la ulti. Nuovo il Bull che tenta l'attacco. Ok. Qua su put, ragazzi, vanno molto veloci le partite, per fortuna. Allora, un'altra cassa enorme, che questa volta ci vada di fortuna. Dai, almeno un gadget, un qualcosa. Niente, posto. Allora, ci abbiamo ufficialmente l'ultimo match. Eccolo qua. Ah, e ci abbiamo oltretutto la mega cassa. E la mega cassa, ragazzi, dobbiamo trovare qualcosa. Se non troviamo niente nella mega cassa, male. Male. Però comunque le monete ci fanno sempre comodo. Allora, andiamo subito a potenziarli. Questi, anche questi sulla carta, la loro comp ci potrebbe dare tanto fastidio. Andiamo a passarla subito. E bravo qua Andrea, che approfitta dell'occasione. Allora, andiamo subito a potenziarli.
Stavolta l'Edgar pusha in mid. Tecca la torretta, qua piovono panda. Giustamente Pocho contro il panda, insomma. Qua partono papere, panda, c'è un po' di tutto, sembra di essere allo zoo. Ok, bella difesa, bravi. Ok, qua possiamo ripartire, ci passiamo la palla lontano. Una bella cura ai miei compagni. Ok, ufficialmente finito, ora... Ora dobbiamo tentare il tutto per tutto nella mega cassa. Addirittura potrebbe anche darci un no brawler a posto. 5 skip, come sempre, dell'aria. Incredibile, ragazzi. 20 brawler e non ho trovato niente. Poi ci danno anche il pin nuovo, che ora andremo a mettere. Ci facciamo lo screen. Allora, poi io ho anche due soglie del pass. Ci abbiamo la cassettina piccola, la cassa brawler e la cassa enorme. E incredibilmente... No, ci credo, tutte vuote. Oltretutto, raddoppia gettoni, come vi dicevo, che aumenta. Ah... Visto Andrea, mi sa che ci abbiamo i pin buggati, come sempre nelle challenge. Fatemi un po' vedere. Infatti, sì. Vabbè, perciò è andata. Come avete visto, l'account a zero colpe colpisce ancora. E niente, ci vediamo ragazzi al prossimo video.